Grazie di accoglierci qui oggi, 10 ottobre, per questa mattinata in cui ragioneremo insieme un percorso che in realtà è iniziato qualche mese prima, quindi oggi diciamo è un punto, una nuova tappa di un percorso iniziato già mesi prima con l'hashtag PA140. Presenteremo alcune best practice italiane, perché sono casi che arrivano da più parti in Italia. Racconteremo un'esperienza che è partita proprio qui al Consiglio regionale legata alla Social Web TV, e in qualche modo con voi che poi siete anche addetti ai lavori o della pubblica amministrazione o del campo digitale cercheremo di capire davvero se siamo un paese con un'arretratezza medievale, cosa che condivido per quanto riguarda il digitale, ma anche queste eccellenze che si registrano in un territorio come questo. Si parlava di open data, ieri ci siamo resi conto anche, e lo state vedendo voi stessi, della accessibilità a un wifi che da altre parti in Italia è ancora cosa complessa da gestire nei convegni e non solo. Allora, vi dico soltanto il menù della mattina, così siamo anche allineati sui tempi. Tre interventi, diciamo, di scenario. Il primo sarà il mio, legato alle esperienze della Social TV in Italia, non solo della pubblica amministrazione. L'obiettivo è capire questo ecosistema digitale, cosa sta avvenendo da noi con alcuni numeri e alcuni fenomeni emergenti. Poi la persona dei numeri sui social e non solo, perché poi c'è anche un tema legato al ROI, al ritorno di investimento, ai famosi KPI, cioè quali numeri tenere da mente anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Vincenzo Cosenza, social media strategist per Blogmeter, e ci farà un quadro della situazione attuale Italia per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Alla mia destra invece Andrea Casalegno, direttore tecnico Topics, quindi il punto di vista di un broadcaster. Cercheremo di capire non soltanto numeri e tecnologie, ma quello anche che sta anche alla base, quindi la parte human, con una presentazione su questi temi. E poi vi dicevo, 5 casi di successo, lo possiamo dire, 5 eccellenze, perché poi le eccellenze devono essere messe anche in circolo. Parleremo della Web TV di ANAS, Giuseppe Scani, direttore centrale ANAS, quindi la pubblica utilità e la mobilità anche di fruizione della comunicazione digitale. Anna Masera, social media editor per La Stampa, quindi è come si converte anche in qualche modo un media tradizionale. Ecco Anna, benvenuta. Micaela Bandini, Can't Forget Italy. Con Micaela parleremo di come anche la PA e il turismo, posso dirlo, parleremo anche di un'Italia sexy, che deve raccontarsi in modo sexy anche all'estero, su mercati che ci guardano con attenzione. Proprio ieri c'è stata la presentazione di Google Italia sul Made in Italy. Ecco, noi dobbiamo parlare anche un pubblico estero che guarda l'Italia anche per quanto riguarda l'aspetto turistico. E poi Francesco Vanine da Pordenone, PN Box, ci parlerà di una Restaurant TV, un'esperienza particolare che si lega molto alla pubblica amministrazione, perché ha a che fare anche con il comune di Pordenone. Nella Restaurant TV di Vanin, pane e acqua e internet sono gratuite come elementi di base, poi tutto il resto si paga giustamente, chilometro zero, ce ne parlerà meglio Vanin. E poi parleremo ovviamente della Social Web TV del Consiglio regionale con Domenico Tomatis, direttore comunicazione istituzionale, quindi cercheremo di capire come una pubblica amministrazione dialoga con la propria comunità di utenti. Io mi sposto perché così vi faccio vedere alcune slide, alcuni numeri legati alla presentazione. Questa prima parte durerà un'oretta, così facciamo 20 minuti a testa tra me, Cosenza e Topics, e poi lasceremo spazio ad una pausa e poi riprenderemo con le case e anche ovviamente con le domande. Credo che siamo anche in diretta streaming su crpiemonte.it e l'hashtag è PA140, anzi vi invito, già che qui c'è wifi ed è una cosa molto gradita, inviare le vostre domande tramite hashtag e poi le leggeremo. Allora, qualche riflessione legata a quello che è il ruolo anche della PA in un contesto digitale. Qui in realtà parlare un guru del giornalismo anche digitale, che dice che in realtà i media dovrebbero iniziare ad investire non soltanto nel business dei contenuti, ma anche in quello delle relazioni. Quando parliamo noi di Web 2.0, oggi anche di 3.0, noi parliamo soprattutto di relazioni, di contatto diretto, contatto che si attua con i social network, che si attua molto spesso in mobilità. Una piccola fotografia di questa rivoluzione a cui comunque siamo tutti quanti chiamati a partecipare. Siamo a Città del Vaticano, anni molto diversi e come vedete anche una partecipazione social molto differente. Questo ci deve far interrogare anche su
un ecosistema che è completamente cambiato. Qui non parliamo soltanto di un ecosistema digitale, ma parliamo di quello che sta avvenendo anche nella vita di tutti i giorni. La PA in questo ha un ruolo importante. Una breve fotografia sui numeri, poi sui numeri ne parlerà meglio Vincenzo, però vi fa capire anche questo sulla parte America, quindi il oltreoceano cosa avviene. Guardate l'utilizzo degli strumenti legati ai social network in base ai vari pubblici. Non è detto che ormai la rete sia soltanto appannaggio degli smanettoni, dei giovanissimi. C'è tutta una fetta di popolazione che in America viene chiamata silver users, navigatori dai capelli d'argento, che utilizzano le applicazioni di secondo schermo. Applicazioni di secondo schermo sono smartphone, sono tablet, soprattutto nella fruizione della televisione tradizionale, che però si reinventa e quindi va in rete. Attenzione, perché questo pubblico maturo inizia ad avere maggior dimestichezza con le nuove tecnologie. E attenzione, perché se noi parliamo di PA che si rivolge a un pubblico estero, dobbiamo fare i conti anche con social network che non sono necessariamente quelli che conosciamo. Noi siamo abituati al nostro buon Facebook, molto diffuso in gran parte del mondo, ma se vogliamo iniziare a parlare con pubblici altospendenti, quindi in grado anche di acquistare il Made in Italy, noi dobbiamo rivolgerci ad altri tipi di social network in altre parti del mondo. Le aziende italiane che operano in contesti esteri lo stanno capendo, la pubblica amministrazione un pochino più a fatica, ma di questo magari ne parleremo anche meglio dopo con i relatori. Oggi noi parliamo di social TV. In realtà il termine social TV è un termine americano che ha a che fare con un qualcosa di diverso per come la declinazione italiana. Noi in Italia parliamo di social TV in un contesto più legato al digitale, cioè anche, diciamo, media tradizionali o media digitali che dialogano con pubblici e community e sottocommunity. In America invece il concetto di social TV è legato ai broadcaster, alle televisioni via cavo, che invece avevano anni fa l'esigenza di drenare il pubblico che stava andando sulla rete. Quindi le televisioni via cavo hanno detto: iniziamo ad utilizzare noi la rete in qualche modo, in modo strumentale. E quindi la social TV nel concetto anglosassone è proprio questa tendenza di utilizzo della televisione via cavo diffusa in America per dialogare con pubblici in rete. Noi lo abbiamo in qualche modo personalizzato e va bene così, però vedete cosa accade poi nel contesto americano, che quando si cerca di dialogare con un pubblico in rete in qualche modo cercando di portargli all'attenzione programmi anche della televisione satellitare o via cavo, tutto si spacchetta, tutto in qualche modo viene ridefinito. Le curve di interazioni si moltiplicano ed è qualcosa di differente rispetto alla classica televisione per come siamo abituati noi a conoscerla. Vi porto soltanto due esempi legati ad applicazioni di secondo schermo. Abbiamo detto secondo schermo, quindi smartphone e tablet. Guardate che cosa avviene alla televisione. La televisione non è più soltanto fruita per quello che è una modalità passiva, ma in questa modalità di fruizione di alcune serie, che in America sono molto diffuse, c'è proprio un'attività attiva di ingaggio, ed è questa un'altra parola che magari utilizzeremo questa mattina, ingaggio da parte dell'utente, dello spettatore, che non è più passivo ma è attivo fruitore. Velocemente vi parlo di questa ricerca Netizen. Io ho fondato nel 2004, su ispirazione di Carlo Freccero, che all'epoca dirigeva Rai 2, l'osservatorio AltraTV.tv, che all'inizio ha mappato alcune web TV nate dal basso, da cittadini così, che decidevano di raccontare quello che avveniva in uno specifico territorio. Oggi il monitoraggio coinvolge 1350 web TV e 180 piattaforme legate a web TV della pubblica amministrazione. Quindi pensate che in 10 anni lo scenario è molto cambiato. Questa è la ricerca annuale Netizen che noi presentiamo al Festival del Giornalismo a Perugia, che racconta un po' la moltiplicazione dei canali. E c'è un dato interessante quest'anno, perché poi la crisi si fa sentire anche sui media digitali. C'è un meno 7%, quindi per la prima volta dopo 10 anni il numero di antenne di web TV e di media digitale in qualche modo diminuisce. Si hanno difficoltà oggettive di sostenibilità economica, perché poi per fare web TV, e ne parleremo oggi, occorrono investimenti. Micaela me lo può confermare, mi ha guardato subito, occorre investire nel prodotto e nella distribuzione del prodotto. Io vado avanti, perché tanto poi queste slide, se volete, le metteremo a disposizione.
Solo mi soffermo sul business model, cioè la sostenibilità. In che modo questi 1350 attori italiani che fanno web TV e con i quali la pubblica amministrazione in qualche misura deve dialogare, sopravvivono? Molti attingono alle risorse degli ideatori, un 70%, questo però non sposta l'asticella più avanti perché le esperienze restano in un campo, come si può dire, amatoriale. Poi però c'è un interessante 26% che inizia ad investire in pubblicità, crea dei contatti diretti con gli attori del territorio. E poi c'è un 12% che invece entra in sinergia, come per esempio il caso di PN Box, poi ne parleremo, con la PA locale. E quindi si creano delle partnership, dei rapporti più stretti. Social network e video sharing, si inizia a puntare su questo e guardate a destra l'esistenza di app dedicate, ancora pochi scommettono su app specifiche, però coloro che insomma hanno capito che il futuro è nella mobilità iniziano anche a sperimentare modalità freemium, cioè app gratuite per una parte e poi a pagamento per un'altra come modalità di erogazione dei servizi. Io vado avanti, non ho un orologio, però mi dici tu magari, Vincenzo, quando siamo a 10:15. Allora, velocemente, alcuni passi per realizzare una social TV per come l'abbiamo individuato noi nel nostro osservatorio altratv.tv. Il primo passo è verticalizzare l'offerta, cioè parlare a pubblici mirati. Siamo lontani dalla logica generalista della televisione che parla a tutti. Noi parliamo a pubblici mirati, a un target specifico e stringiamo un patto dei forti. Il patto dei forti è creare delle alleanze con chi si vuole comunque riuscire ad entrare in relazione, quindi creare relazioni all'interno di redazioni specifiche e di contesti territoriali. Passo 2, attenzione, non è tutto improvvisazione, né la web TV né quando si vuole realizzare un blog o una community online. Occorre schierare un buon piano editoriale riuscendo a capire che occorre presidiare la rete, capire quello che sta avvenendo, perché poi magari può succedere una situazione estemporanea che in qualche modo va gestita. E magari sulla gestione delle emergenze ne parleremo con Anna Masera, perché magari arriva all'ultimo una situazione da gestire in redazione e il social media editor deve in qualche modo intervenire e prendere in mano quello che sta avvenendo. Una delle critiche, per esempio, che è stata fatta nella vicenda Barilla sui social network, che insomma ha già fatto scuola per l'anno 2013, è che la risposta in rete è avvenuta il giorno dopo. Ecco, la rete deve rispondere in maniera immediata, tempestiva, ma di questo poi ne parleremo più tardi. Passo 3. Creare team trasversali in azienda, quindi nella pubblica amministrazione. Quando si va a creare una social web TV, l'obiettivo è di avere più figure da più dipartimenti, da più funzioni, delle antenne sul territorio e all'interno della struttura stessa. Il passo 4 è riuscire a serializzare, ed è questa la difficoltà delle social web TV in Italia, cioè riuscire a dare con costanza una comunicazione per un pubblico che in realtà accede ormai con una certa regolarità alla rete. La rete ci ha abituata all'eventizzazione, in fondo è nata così anche, sono nati alcuni eventi in rete, noi facciamo spesso eventi a rete unificata, però è importante creare un dialogo costante e serializzare l'offerta. Il passo 5 è riuscire davvero a comprendere i social network come dialogo e non più come vetrina. Noi spesso diciamo occorre mettere magari più un punto interrogativo che un punto esclamativo, riuscire quindi a creare dei rapporti di dialogo diretto con il pubblico col quale si parla. Passo 6 è invece capire che c'è tutto un pubblico, credo oggi la metà, ma poi su questo magari Vincenzo ci dirà qualcosa, che accede ad internet da mobile, da smartphone, da tablet. Ormai siamo drogati dall'utilizzo, diciamo, in mobilità. È imprescindibile che un'attività non possa prendere in considerazione una fruizione da mobile, quindi le piattaforme, le web TV devono essere anche in qualche modo presentate per una fruizione da mobile. Ultimo passo, che spesso diciamo ormai da tanti anni, è riuscire a fare rete, cioè il singolo, il solista in questo contesto è destinato al fallimento, si vince soltanto in un'ottica di squadra. E questo mi sembra che qui a Torino l'abbiate capito già da tempo, perché questa idea della PA 140 nasce qui, quindi soltanto mettendo assieme delle competenze si riesce ad andare avanti.
Io vi ho portato anche alcune regole individuate per quella che viene in qualche misura considerata un'attività alla base della social web TV, ovvero un fenomeno che adesso riguarda molto i brand, anche internazionali, ma che dovrebbe un po' essere interiorizzato e internalizzato dalle web TV italiane e anche da quelle della pubblica amministrazione, cioè tutta l'azione legata al famoso storytelling, raccontare storie. Raccontare storie è un'arte difficilissima, ha delle regole specifiche, non ci si può improvvisare. Però Kerpen ha individuato questi 7 punti che mi sembrano siano interessanti. Li abbiamo isolati pochi mesi fa nel nostro osservatorio e ve li volevo condividere. Sotto ci sono anche degli esempi. Questo è legato a un video molto interessante fatto da Lego per raccontare la storia dell'azienda. Quindi in qualche modo la storia narrativizzata dell'azienda, raccontare il brand, il progetto, le iniziative, le persone. Questo è uno degli elementi che suggeriamo come attività di osservatorio quando si vuole realizzare una social web TV. Raccontare storie però di queste persone e in qualche modo rendere protagonista il target. L'immagine è tratta da un progetto che si chiama Cibo Vero, realizzato da un'azienda che si chiama Alcenero, che è andata a monitorare i piccoli contadini e consorzi territoriali che si legano appunto al brand Alcenero. Cibo Vero racconta in video con delle immagini quelli che sono appunto le attività legate al food sui vari territori in Italia. La terza regola è riuscire ad ascoltare i clienti e, perché no, il passo successivo è raccontare anche le loro storie. Noi qui siamo in Regione Piemonte, in realtà ci sono altre regioni virtuose in Italia che fanno anche narrazione, videonarrazione, Regione Emilia-Romagna ne è una di queste, e questa invece è Regione Umbria che aveva indetto un contest per raccogliere le storie da parte dei blogger e videoblogger della regione per raccontare così le specificità del territorio, quindi riuscire a rendere protagonista in qualche modo il target. E poi l'obiettivo è anche riuscire a sorprendere i clienti e cercare in qualche modo di stupirli, cioè quello che viene chiamato in America effetto wow, cioè l'effetto della grande sorpresa. In questo caso l'immagine è tratta dal racconto di una delle tantissime storie di un progetto fatto da Varese News, che io vi invito a vedere, un caso di eccellenza di media territoriale, che ha realizzato un tour che si chiama 141 Tour ed è andato fisicamente, questo gruppo di giornalisti che hanno sede appunto a Varese, per i 141 comuni della cinta del Varesotto. Quindi sono andati proprio in tutti i comuni e hanno raccontato le storie di artigiani, operatori, cittadini e in qualche modo le hanno messe in rete. Quinta regola, inserire le immagini. Parliamo di un utilizzo molto più forte legato al video da un lato e all'immagine soprattutto sui social network. Questa è la campagna hashtag salviamo le api di Greenpeace. La regola 6 è riuscire poi ad inserire ovviamente video nella narrazione. Ho inserito qui un video che vi invito a vedere, che è il racconto realizzato da Enel con un domino che si sviluppa in tutti i paesi esteri in modo corale, con 40 registi che hanno girato il mondo. Lo trovate facilmente su YouTube, però in qualche misura in questo modo, con questo video, si è riusciti a raccontare i 50 anni dell'azienda. Ultimo, ma non ultimo, come si suol dire spesso, essere in qualche modo empatici, riuscire a creare questa relazione e riuscire ad essere autentici. Qui ho screenato l'home page di questa piattaforma, di questo social commerce che si chiama Blooming. Non so se lo conoscete, però Blooming è un caso di successo in Italia perché ha messo in rete 20.000 negozi di piccoli artigiani, di operatori anche del settore così del tempo libero, legati però alla produzione di oggetti fisici e che in qualche modo riescono a vendere grazie ai social network e quindi in rete. Riuscire a creare questa sinergia, questo contatto con questo tipo di pubblico risulta sicuramente vincente. Le regole che seguono invece fanno capo a questo libro che è uscito per Gruppo 24 Ore, che ho scritto con Andrea Materi, e sono regole che si riferiscono a chi fa social TV e a chi fa social web TV. 5 consigli che mi sento di dare a chi, e ci sentiamo di dare con Andrea, rispetto a chi utilizza le nuove tecnologie. Innanzitutto, lo abbiamo detto finora, riuscire a considerare i social media
come non un accessorio eventuale da integrare nella social web TV, ma riuscire ad inserirli proprio in un contesto di social web TV. Non è una cosa staccata, fa parte del pacchetto completo. Quindi integrarli anche in quel famoso ciclo produttivo, quando si fa un budget anche di campagna per la PA, e chi opera nella PA lo sapete meglio voi di me quanto è difficile poi far quadrare i conti, soprattutto in questo momento, occorre dedicare anche un budget ad hoc per l'attività sui social media legata anche all'uso del video. Riuscire poi a pensare in qualche modo trasmediale, quindi non aver paura di spezzare il dogma della linearità. Noi siamo stati abituati alla televisione generalista, alla cultura del video. Ecco, riuscire a staccarci. Oggi ne parlavo con una ragazza tesista che ha presentato una tesi e ha raccontato proprio questo, la difficoltà a staccarci dalla logica generalista per andare in una logica digitale puro. Regola 3. Riposizionare in qualche modo il brand, sfruttando tutte le specificità della televisione multischermo. In molti casi l'esperienza della web TV non si esaurisce soltanto sul web, va molto spesso anche nelle totem TV, nelle televisioni dei grandi schermi, per esempio nelle televisioni delle grandi stazioni. Quindi riuscire a pensare ad un prodotto multipiattaforma e magari declinare quel prodotto in questa logica. Passo 4, riuscire a declinare ogni format con un'esistenza autonoma, dandogli una dignità sui social. Molte di queste esperienze, vi ho parlato prima del caso della Regione Umbria, partono proprio da questo concetto, però poi parleremo anche della social web TV del Consiglio regionale e cercheremo di capire anche come uno Storify o come un racconto via Twitter del Consiglio regionale delle sedute diventa fondamentale per capire quali sono i lavori che si vengono poi a creare. E poi riuscire a aprire le piattaforme, prestare attenzione alle interfacce, a quello che sta avvenendo in rete. In rete stanno nascendo dei fenomeni che poi spesso vengono chiamati influencer, che poi approdano anche ad una televisione più tradizionale. Ecco, riuscire a dialogare con questi attori anche del territorio. Qualche minuto, perché credo che sono quasi alle 10:15, che dici Vincenzo, ci siamo? Ci siamo. Qualche minuto per 3-4 punti legati ai fenomeni emergenti sui quali prestare maggiore attenzione. Noi oggi parliamo di social web TV, ma in realtà dovremmo parlare di social community. Dovremmo riuscire a capire che le imprese digitali, e io per imprese digitali includerei anche il mondo della pubblica amministrazione, devono smettere di pensare al sito internet, ma riuscire a ragionare in una, o intranet, come nel caso delle aziende, ma riuscire a ragionare in un'ottica di comunità, è una comunità inserita in un contesto sociale. E poi c'è tutto il mondo del mobile, sul quale ancora in Italia siamo parzialmente ignoranti. Occorrerebbe puntare sul mobile, occorrerebbe puntare su app in una logica anche freemium e di servizio. Ultimo punto, riuscire a presidare i social network, riuscire anche a differenziare l'offerta. Noi qui parliamo spesso di Facebook, ora molto di più Twitter, però poi dobbiamo capire quanto è entrato anche nella cultura di un pubblico sì più maturo, ma che ancora forse resta di nicchia, poi tra questo magari ne parlerà Vincenzo, però iniziano ad esserci anche altri social network e altre piattaforme da presidiare. Alcune web TV territoriali hanno iniziato a fare campagne mirate per i piccoli esercenti legate a Foursquare. Foursquare è un social network di geolocalizzazione che consente di fare delle promozioni specifiche magari ai piccoli punti vendita. E alcune web TV che iniziano a dialogare con contesti territoriali hanno iniziato a creare queste campagne molto mirate sul territorio. Anche questo è un modo per trovare una chiave di sostenibilità, perché poi spesso la difficoltà è anche questa. E poi dovremmo riuscire a capire che in realtà anche per la pubblica amministrazione, questa è una provocazione che lancio anche ai relatori, potremmo ragionare in un'ottica di primo investimento, noi parliamo, in America si parla di primo dollaro sui social, questa per esempio Stella Artois ha investito il primo dollaro non più sui media tradizionali, non più sulla televisione generalista, sulla televisione via cavo o satellitare, ha deciso di investirlo sui social, quindi ha alzato l'asticella anche verso un pubblico che magari non si raggiunge con i media tradizionali. Questo potrebbe anche essere uno spunto per la PA.